Caro amico, ti scrivo, così mi distrago un po'. Allora, salve a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da quando ascolterete, da quando vedrete questo video. Oggi siamo al 30 di dicembre, per cui praticamente alla fine dell'anno, e come di consueto normalmente alla fine di ogni anno si tirano le somme di quello che è stato l'anno appena passato, appunto. Per quanto ci riguarda lo facciamo nel campo tecnico ed in particolare nel mondo Apple, e ovviamente non possiamo che iniziare con l'evento più brutto capitato agli utenti del mondo Apple, che è appunto, non possiamo non ricordare, la morte di Steve Jobs. La morte di Steve Jobs che, come tutti voi saprete, è accaduta ad ottobre. Per quanto riguarda invece le novità che ci sono state presentate in quest'anno da parte di Apple, fino a luglio appunto anche da Steve Jobs, abbiamo un elenco abbastanza, diciamo, corposo, se vogliamo, e le andiamo a vedere più o meno tutte. Spero di non dimenticarmi nulla. E praticamente nel corso del 2011 abbiamo avuto la presentazione dell'iPad 2, che è stata presentata a marzo del 2011, appunto. L'iPad 2, come tutti saprete, è in versione da 16 oddio, 16 mi sfugge ora, 32 e 64 sicuramente giga, ed è in versione wifi o in versione 3G. Poi ad aprile del 2011 è stato rilasciato finalmente, dopo quasi un anno, l'iPhone 4 bianco in versione da 16 e 32 giga. Successivamente, a maggio, io qui mi vedo maggio ed agosto, non so per quale motivo, non sono andato ad approfondire sinceramente, sono stati rinnovati gli iMac da 21,5 e da 27 pollici, con nuovi processori e, insomma, un bel upgrade, diciamo, è stato fatto per questi modelli in questione. Successivamente, a giugno, abbiamo avuto invece il rinnovamento della Time Capsule, la quarta generazione, e del Lightport Extreme, quinta generazione, questo a giugno. A luglio, ultima apparizione per Steve Jobs, perché poi poco dopo si è dimesso come CEO della Apple, e appunto ad ottobre è venuto a mancare. A luglio c'è stato una corposa presentazione introduzione sul mercato di diversi prodotti, tra i quali il Thunderbolt Display, il rinnovamento del Mac Mini, sia in versione server che in versione client. È stato introdotto, come non ricordarlo, il sistema operativo Lion, il 10.7 Lion, e l'attesissimo nuovo servizio fornito da Apple, che è iCloud. A luglio ancora abbiamo avuto anche un rinnovamento, una presentazione dei nuovi modelli di MacBook Air da 11 e 13 pollici,
E per quanto riguarda luglio ci fermiamo qui. Poi si salta ad ottobre, il giorno prima della morte di Steve, e appunto ad ottobre è stato presentato e rilasciato qualche settimana dopo iPhone 4S con rinnovamenti hardware ma non estetici ed in versione per la prima volta un'inversione anche da 64 giga sia di colore bianco che di colore nero direttamente disponibili. Io per quanto mi riguarda, apro una parentesi, non sono ancora riuscito, sto attendendo sempre dal negozio, dall'Apple Retail che è qui di Roma, ma credo che a questo punto mi dà da pensare che non l'abbiano proprio ordinati perché è impensabile ad oggi sono 2 mesi e 2 giorni da quando è stato rilasciato appunto questo nuovo iPhone e loro non hanno ancora avuto le forniture. Mi sembra veramente, veramente strano. Probabilmente non sto andando, voi direte, ma potresti anche andare in un altro negozio e prenderlo, visto che comunque anche all'Apple Store qui di Roma si trova facilmente, relativamente facilmente. Alcuni modelli non sono disponibili. Sì, questo è vero, però siccome ce l'ho abbastanza lontano l'Apple Store, per quanto mi riguarda, pur essendo a Roma. E quindi questo negozio, questo Apple Retail invece ce l'ho molto comodo. Probabilmente, fondamentalmente, c'è il fatto che non sono profondamente convinto di voler prendere questo nuovo modello e quindi sto lasciando un po' al caso. Certo è che sì, se lo comprerò, se mi capiterà l'occasione di comprarlo più in là, probabilmente salterò direttamente, visto che già in rete si parla del 5 che potrebbe uscire in autunno. Parentesi chiusa. Bene, continuiamo e finiamo la lista, concludiamo la lista con i MacBook Pro da 13, 15 e 17 pollici, che anche questi sono stati presentati ad ottobre. E qui praticamente finisce la lista di tutti gli eventi, delle novità apportate da Apple, i rinnovamenti dei prodotti, eccetera. Ovviamente con l'entrata in commercio, anzi veramente, sì, no, credo in concomitanza dell'entrata in commercio in America del 4S, è stato rilasciato anche la versione 5 del iOS del sistema operativo che ovviamente può essere installata sui 3GS 4 4S è praticamente quasi identico alla versione per 4S tranne che per Siri che non è stato implementato sui 3GS e 4 e qualche altra piccola cosa, e ovviamente vabbè, la velocità di esecuzione che ha il 4S è indiscutibile rispetto a quella dei modelli precedenti. Questo era quanto è successo nel corso dell'anno in casa Apple, per quanto ci riguarda. Acquisti da parte mia per quest'anno. Ce ne sono stati, c'è stato il MacBook Air da 11 pollici del quale ho fatto anche l'unboxing, comprato ad agosto. E vabbè, poi ho preso anche il masterizzatore esterno, che in realtà devo dire che effettivamente l'ho utilizzato veramente, veramente poco. Questo è quanto. Io ringrazio tutti coloro che in quest'anno mi hanno seguito, che si sono iscritti al canale. Ora non ho sotto mano tutte le iscrizioni, per cui ringrazio indistintamente
tutti, comunque anche chi si è iscritto con precedentemente. E con questo vi auguro un buon 2012 e speriamo che ci porti oltre al campo elettronico anche in tutti gli altri campi un po' di tranquillità, di serenità e un po' di fortuna a tutti. Grazie ancora, tanti auguri e al prossimo anno a questo punto. Ciao a tutti.